Sono il generale di squadra aerea a riposo, Lamberto Bartolucci, del corso Aquila II. Ho 95 anni, sono nato a Orbetello. Mio padre allora era un sottufficiale dell'aeronautica, del ruolo montatori. Ho passato i miei primi anni lì a Orbetello, in mezzo agli idrovolanti. Mio padre fu mandato per le crociere atlantiche a Shediac, a instaurare la base di ammaraggio. Continuò il tragitto e fece la traversata di ritorno, per cui Atlantico. Non ho visto partire la crociera atlantica perché mia madre non mi ha svegliato, però l'ho vista arrivare al ritorno. Mio padre, dopo la crociera atlantica, fu trasferito a Guidonia, al reparto sperimentale, dove è rimasto quasi per tutta la sua vita aeronautica. E io ho passato la mia infanzia a Tivoli, quando mio padre era a Guidonia, e ho avuto sempre il pallino di fare l'aviatore. E mio padre mi prospettò la possibilità di andare al collegio aeronautico della GIL a Forlì. Finito il collegio aeronautico, feci il concorso per l'Accademia Aeronautica. Entrai in Accademia Aeronautica con il corso Aquila II, a Caserta. Facemmo il primo anno, facemmo un volo in pressione col Breda 25, andammo in licenza dopo gli esami e dalla licenza ci telegrafarono di non tornare in Accademia a Caserta, ma di andare a Forlì, nel collegio aeronautico della GIL di Forlì, dove fummo sorpresi dall'8 settembre 1943 e ognuno tornò a casa. Molto amareggiati di come avevamo perso questa guerra e da alcuni comportamenti delle varie autorità. Fu un momento veramente amaro, anzi doloroso. Mio padre era entrato nella Resistenza, io entrai nella Resistenza. A un certo momento, per salvaguardarci dalle retate, ci avevano dato dei tesserini. Io avevo la tesserina di un ufficiale del PAI, della Polizia dell'Africa Italiana, ma era poco credibile. E un mio compagno d'accademia, di un corso avanti il mio, disse che era possibile avere un tesserino del gruppo di lavoro con il quale forse nelle retate era possibile salvarsi. Andai nella caserma dove, sulla Nomentana, dove c'era questo servizio, mi dette il tesserino, ma all'uscita mi fermarono. Era successo che avevano bombardato l'aeroporto di Viterbo e dovevano mandare a fare subito dei lavori. Infatti avevano raccolto tutti quelli del servizio del lavoro più altri che avevano preso fuori. E con tre camion ci portarono in questa caserma e dovevamo rimanere lì a fare dei lavori. I miei non sapevano niente di quello che era successo, allora i telefonini non c'erano. Io ero là molto preoccupato, cercando di vedere qualche maniera di scappare da quella caserma. E occasione volle che c'erano due che stavano progettando, conoscevano tutto quanto. Mi accodai a loro, con qualche difficoltà, scappammo attraverso delle rovine che c'erano, c'erano stati bombardamenti. Mi indicarono dove stava la stazione, mi dissero che la mattina ci sarebbe stato un treno per Roma e io mi nascosi alla stazione, poi ebbi l'incontro con quelli che facevano la borsa nera e furono molto gentili, mi dettero da mangiare, finalmente mangiavo qualche cosa. La mattina arrivai con questo treno alla stazione e queste borsare nere mi dissero: non entrare, quando il treno sta per entrare in stazione salta giù, stai fermo per una mezz'oretta, un quarto d'ora e poi entra in stazione. Perché? Perché c'era la polizia. Poi, passato il treno, passava l'inganno. Così ho fatto e sono tornato a casa. Ho saputo che l'Accademia Aeronautica aveva ripreso a funzionare a Brindisi presso l'Accademia Navale,
Raggiungemmo con tre pullman, allievi del corso Zodiaco e corso Aquila. Io rimasi e lì è cominciata di nuovo la mia vita in aeronautica. L'Accademia di Caserta era molto rigida, molto severa. Finì il periodo alla scuola di volo, andammo a Frosinone a fare il corso per navigatori. Fu un periodo interessante, ma naturalmente si volava come passeggeri quasi. Fummo mandati a Gioia del Colle a fare il primo brevetto su quell'aeroplanetto che si chiama L5, successivamente a Brindisi sul CR-42, entusiasmante. Facemmo dei voli a doppio comando, acrobazia a doppio comando e poi via da soli. Il CR-42 presentava notevole difficoltà con la pista fatta un po' a schiena d'asino, era facile imbardare. E quindi avevamo diversi incidentini divertenti anche. Passammo, finito il CR-42, a Lecce, sul G-55, dove prendemmo il brevetto militare. Oltre a questo facemmo addestramento sull'intrainer, addestramento in tendina, in volo, voli notturni sull'L5, poi passiamo sulle Macchi 205. I voli su Macchi 205 erano solo acrobazia sul campo. E siamo arrivati al reparto in 7. Noi abbiamo avuto 7 andati al reparto, 7 passati al ruolo servizio, anzi 8, e 3 caduti. Nessun corso ha avuto questo frangente. D'altra parte stavano cambiando le cose e siamo capitati in un momento brutto, insomma. E al quinto stormo gli arrivai che praticamente non c'erano velivoli. Il quinto stormo aveva volato fino a poco tempo prima con lo Spitfire, l'avevano messi a terra. Era in attesa di prendere il Mustang, ma volavano su un velivolo a elica, S7 si chiamava, che praticamente era un velivolo da scuola. Infatti c'erano doppi comandi e monocomandi. E io, appena arrivato allo stormo, questo allievo arrivato da Lecce, mi mettevano sotto su questo aeroplanetto e andavo a Brindisi a prendere i Mustang che mano a mano arrivavano. È stato un periodo un po' per loro divertente, per me piuttosto emozionante. Abbiamo volato con il Mustang per un po' di tempo, con il Thunderbolt siamo stati trasferiti da Vicenza a Villa Franca di Verona, dove abbiamo per primi volato con il reattore, l'F-84G. Siamo stati il primo gruppo, il 101° gruppo, a fare questo passaggio. E quindi questo è stato il mio primo reparto, il primo reparto ci lascia ancora. Poi sono stato al terzo stormo, dove ho imparato un nuovo mestiere, quello del ricognitore, che non credevo che fosse così impegnativo. Interessante. E poi infine il 36° stormo, quindi per me sono tutti nel cuore. In particolare il 101° gruppo del quinto stormo, il distintivo l'ho disegnato io. Il distintivo è questo, è un lampo, perché il 101° gruppo aveva come nominativo lampo, che colpisce una biscia azzurra del 102° gruppo, butta il fiele del 103, perché i colori dei gruppi allora erano giallo, blu e rosso. Dopodiché sono andato alla scuola di guerra non con i miei compagni di corso, ma con i giovanissimi dei corsi successivi. Ho dovuto faticare. E poi ero stato maggiore, al quarto reparto, e dove ho avuto la fortuna e la sfortuna di
trovarmi un momento in cui si dovevano prendere le decisioni su vari tipi di aeroplani. Prendemmo il C-130, prendemmo l'HH-3F, l'elicottero per il soccorso, e anche l'Atlantique. E fu un periodo molto interessante. Dopodiché, finito quel periodo, passai al comando di stormo, dove andai come vice comandante. Fu un periodo interessante da vice e da comandante. E lì avevamo due gruppi di volo, uno sull'F-86K, intercettore ogni tempo, e l'altro sull'F-104. E io ebbi la fortuna di volare con tutte e due. Terminato il comando di stormo, fui trasferito di nuovo allo Stato Maggiore, al terzo reparto, come capo ufficio praticamente, poi da generale di brigata come capo del terzo reparto, dove rimasi fino a che non fui trasferito all'ITAV, Ispettorato delle Telecomunicazioni e Assistenza al Volo. E rientrando da una di queste riunioni, ebbi notizia che il ministro della Difesa voleva parlarmi. Andavo spesso da lui a riferire quello che succedeva. Quando andai da lui, stavo uscendo, disse: sto andando dal Presidente della Repubblica, la propongo come capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Io non ci avevo mai pensato, non me l'aspettavo, sono rimasto di sasso, non dissi niente neanche a mia moglie, per non preoccuparla. Glielo dissi il giorno dopo, quando la notizia fu ufficiale, e presi un'inquadrata che non finiva più. L'aveva saputo da un'altra persona. E quindi mi sono trovato capo di Stato Maggiore, non ci avevo mai pensato. Era presente la mia vita. Ho voluto andare in aeronautica da piccolo e ci sono andato. Ed è stata una vita meravigliosa.